con questo non ci vanno grandi anche sul sogno e nel senso, al di là di chi comunque in realtà è disposto è ben disponibile a dire che noi siamo sputtanati da tempo, però immaginiamo che quelli sono una minoranza che non ci interessa in questo momento. Credo che sia ragionevole sostenere che Marlene Kunz, così come gli After Hours, alla fin fine è il Subsonica, ma il Subsonica è un mondo diverso, perché loro fanno musica anche comunque danzerecce, quindi è un altro mondo. Però parlando di rock, è ragionevole dire che Marlene Kunz e gli After Hours stanno facendo da sempre una musica non ammiccante, non commerciale. Ripeto, poi qui non so se c'è qualcuno che dice i primi Marlene, tre dischi, eccetera, però proviamo a dimenticarci di questa frangia e immaginiamo che una persona ragionevole, secondo me, non può dire che Marlene Kunz sono commerciali, non può dire che gli After Hours sono commerciali. Per quello che mi riguarda è una stronzata dire questa cosa qua. Allora, io credo che Marlene Kunz After Hours, che nonostante tutto, dopo no, io, noi abbiamo fatto, mi pare che sia il nono disco nostro, ogni volta che esce un disco nostro riusciamo comunque a determinare un interesse dei media, no? Cioè comunque esce il nuovo disco di Marlene Kunz è pur sempre una cosa rimarchevole, anche se nel questo ultimo, nostro ultimo disco ci sono state due o tre situazioni che ci hanno fatto un po' così sorridere o arrabbiare al contempo. C'è un sito che si chiama rockit.it che si è dimenticato di recensire il nostro disco, trovo una cosa ridicola, fa ridere, no? Questi si piccano, si vantano di essere il sito di riferimento del rock italiano e non recensiscono un disco di Marlene Kunz. È come se, non so, in Inghilterra, uno dei migliori siti online non recensisse, che ne so, il disco di PJ Harvey. Fa ridere, no? Stride, no? Come siamo un po' da quelle parti lì. Però, ecco, l'Italia ancora non c'ha dei gravi problemi, invidie, guerre fra poveri, cioè, tutte stupidaggini. Ecco, io penso che quello che noi abbiamo fatto è abbastanza nuovo nel contesto del mondo del rock in Italia. Se penso ad esempio a gruppi come i CSI, loro hanno fatto tre dischi, poi hanno cambiato nome, sono diventati IGR, eccetera. Ma nel Kunz After Hours non hanno mai cambiato ragione sociale, hanno sempre fatto musica, ripeto, secondo me, non commerciale, e continuano ad alimentare questo interesse. Anche in precedenza la stessa BFM ha avuto un'esplosione, no? Parlando di rock, però poi bene o male si è un po' ridimensionata, sono continuate a uscire i dischi della PFM, ma non creavano quell'hype potenziale. Quindi sì, credo che noi abbiamo fatto un miracolo. Il segreto di questa cosa francamente non lo so, ma io lo rintraccerei. Non, io detesto anche un po' la falsa modestia, evidentemente c'è un talento di qualche tipo che abbiamo saputo inseguire. Io posso dire questo però, da quando è iniziata l'avventura di Marlene Kunz, tu mi hai chiesto, l'avresti mai immaginato? In maniera concreta direi di no. Sarei anche uno che mente se dice no, che non speravo di provarci, perché quando io mi sono messo in testa comunque di provare a fare questa cosa, c'è stato un frangente, ad esempio, preciso, proprio dalla laurea in avanti. Dovete immaginare un ragazzo della provincia di Cuneo, io abitavo a Fossano, che si laurea, e i genitori non vedono l'ora che metta la testa a posto, no? Cioè, ok, nostro figlio è uno che c'è in testa al rock, però speriamo che quando si laurea, finalmente. Invece, siccome viviamo in Italia, che è un paese complicato, eccetera, il nostro primo disco è uscito quando noi avevamo 27 anni, completamente fuori tempo massimo. In Inghilterra i gruppi quando hanno il boom ce l'hanno tra i 18 e i 20 anni. Solo i Sonic Youth, se non ricordo male, il primo disco arrivò quando già erano sui 25 anni, così, però eccezioni. La regola è si parte prima. Quindi noi abbiamo veramente procrastinato fino all'ultimo. Posso anche dire che con ogni probabilità, se da lì a qualche mese non fosse accaduto nulla, i Marlene Kunz avrebbero mollato, perché erano anni che insistevano e non, le cose non accadevano. Fortunatamente sono accadute, eccetera. Quindi io ho sempre avuto molto, molto, molto presente la consapevolezza di quanto folle è l'idea di fare i rocker in Italia. Ed è una cosa che mi stupisce molto, come invece poi la gente, i ragazzi, questa percezione spesso mi sembra che non ce l'abbiano. Non so se è colpa di voi giornalisti, c'è anche Claudio qua, che spesso forse alimentano miti che sono sbagliati. Cioè, fare rock in Italia non ti arricchisci. Bisognerebbe che ci fosse un po' questa percezione. Invece spesso in Italia
gruppi come il nostro, come gli After Hours, già sicuramente siamo vecchi, siamo pensionabili, abbiamo rotto i coglioni per i giovani e di sicuro ci siamo fatti i soldi. Non è vero, non ce li facciamo i soldi, viviamo della nostra musica, bene, benino, ma adesso che sono morti i dischi ci si sbatte per non soccombere. Avete fatto in tempo ad andare in classifica però, ma lì non è che arriva. Ma ragazzi, ma voi sapete quando... Adesso vi faccio una domanda. Sesto in classifica. Adesso vi faccio una domanda. Vi guardo tutti negli occhi, eh? Adesso viene fuori la parte istrionica di guardare. Quando un disco è primo in classifica in Italia al giorno d'oggi, ok? In questo momento chi c'è primo in classifica? Io so, Vasco Brondi. Vasco Brondi. Ok. Quante copie ha venduto secondo voi Vasco Brondi perché è primo in classifica? Dite. Ne vendono di più, ma viene punza alla fine di un concerto. Ditemi quante copie ha venduto secondo voi. Chi è primo in classifica? No, ma voi, cioè, cazzo, primo in classifica, sono primo in classifica. Non lo sapete, vero? Ci sono settimane, un po' infauste. Si fa sul venduto della settimana. Si può essere primi e aver venduto 3-4 mila copie. È chiaro? 3-4 mila copie è niente, niente. E il disco è morto, e non è più una fonte di guadagno per i musicisti. È chiaro che se poi Mr. Giovanotti o Mr. Ligabue fanno un pezzo che le radio pompano per 12 mesi di fila e ci triturano i coglioni per 12 mesi di fila, allora questo in 12 mesi arriva a vendere, no? 100.000 copie forse, 70.000 copie, ma se noi facciamo una puntata, arriviamo in classifica sesti e poi fate caso ai nostri gruppi, arrivano sesti, forse la settimana dopo sono ottavi, ma la terza sono già 25esimi. Quando tu sei 25esimo stai vendendo 100 copie, quindi le invidie di tutto il mondo dell'underground, le stronzate, nemmeno guerre fra poveri, sono meno delle guerre fra poveri, è stupido arrabbiarsi fra di noi, no? Bisognerebbe al limite, se c'è veramente interesse per il rock italiano, cosa di cui francamente dubito molto, perché in realtà se tutto questo interesse ci fosse per il rock italiano, non capisco come il sito che ho citato prima, tutte le volte che un gruppo che sostiene varca una soglia che solo loro sanno qual è, di colpo diventa sputtanato. Ma se l'hai sostenuto, perché l'hai sostenuto? Se volevi che diventasse cagato dalla gente, qual è il numero di gente al di sotto del quale è tollerabile, che va ancora bene, ma superato quel numero è un gruppo sputtanato? Vi rendete conto delle stronzate? Tutto su 3.000 coppie. Sapete quanto vale una coppia nelle mie tasche? L'ho detto anche ieri. Quanto guadagno io quando vendo una coppia del disco? Vogliamo intristirci tutti? Vogliamo intristirci? Allora non dico una